Vittoria col brivido, il 7 rosa apre il mondiale con un successo di misura 10-9, un successo meritato, mai in discussione per tre tempi, ma messo a rischio nell'ultimo quarto. Prima frazione da manuale, 3-0 per le azzurre e due superiorità a bersaglio. Nella seconda la reazione australiana, ma la controrisposta del 7 rosa è imperiosa e il vantaggio aumenta, 6-2 a metà gara. Nel terzo tempo, partita equilibrata, l'Australia prova ancora a rientrare ma viene nuovamente respinta, 9-5. Nell'ultimo quarto la sofferenza pura, qualche energia in meno e il palo salva l'Italia sull'ultimo tiro. Mi piace sottolineare i primi tre tempi, da grande squadra che non era facile approcciare insomma, a questo mondiale, siamo arrivati, ancora le ragazze devono assorbire il jet lag, qualcuna ha riposato male gli ultimi giorni, insomma, però nonostante questo sono entrate con un ottimo piglio, un'ottima concentrazione, facendo le cose che avevamo preparato. Si percepiva un pochettino di tensione e credo che un minimo poi la squadra si sia contratta. Dobbiamo cercare di continuare a macinare il gioco come abbiamo fatto dall'inizio e credere sempre che se c'è un vantaggio di 4 gol si può mantenere. Nel resto della giornata si registrano le vittorie da pallottoliere di Olanda e Stati Uniti e il record assoluto di reti in una partita. 64 ne segna l'Ungheria alla povera Corea del Sud, un gol ogni 30 secondi. E anche il giorno del debutto del Settebello, alle 12, Italia-Brasile.